Bene, ciao a tutti, è importante che tu senta ora. Allora, partiamo, è importante che tu senta ora. Un messaggio dell'universo che deve arrivarti, e quindi è molto importante che tu percepisca questo messaggio, per cui quello che devi fare è scegliere. O il Buddha, se preferisci il Buddha, quello che ti viene istintivamente, o la piramide, se preferisci la piramide, oppure la stele. Nel frattempo, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. Ovviamente, detto questo, è importante che tu senta ora. È importante che tu senta ora. Allora, quello che bisogna fare è scegliere o il Buddha o la piramide o la stele. Buddha, piramide o stele? È importante che tu senta ora. Buddha, piramide o stele? Allora, Buddha, piramide o stele, è importante che tu senta ora. Allora, che cosa devi scegliere tra Buddha, piramide o stele? Vediamo, per chi sceglie il Buddha, la prima scelta è quella del Buddha. Allora, vediamo qual è il messaggio dell'universo per te utilizzando i tarocchi Zen di Osho, i tarocchi di Marsiglia e i tarocchi del Transurfing. È importante che tu senta ora. Vediamo un attimino. È importante che tu senta ora. Buddha, piramide o stele? Allora, perché hai scelto il Buddha, quindi siamo sulla lettura del Buddha. Allora, dovresti rivolgerti un po' al tuo interno, quindi sei troppo proiettato sull'esterno, è molto importante invece guardare anche dentro di te. Sicuramente dei fatti, anche magari non molto positivi, alcuni positivi, altri negativi, ti stanno accadendo a causa di karma legato a vite passate. Una guida potrà aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. E poi questo è fondamentale. Devi imparare a fare degli atti di coraggio. Avere coraggio non significa non aver paura, ma significa agire nonostante la paura. E questo adattalo alla tua realtà, perché essendo tarocchi interattivi, vanno, diciamo, poi adattati alla propria realtà. Vediamo cosa ci dicono i tarocchi di Marsiglia, che ricordo sono tra i tarocchi più antichi della tarologia francese. Nel frattempo fai donazioni, iscriviti al canale YouTube, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video e fai pure donazioni al canale. Allora, è importante che tu senta ora, perché hai scelto la piramide, quindi siamo sulla lettura della piramide. È importante che tu senta ora. Vediamo un attimino. Allora, ci sarà un inizio, quindi il mago rappresenta l'inizio, rappresenta quindi una relazione, potrebbe essere un nuovo lavoro, qualcosa che sta iniziando per te. Dovrai avere un po' di pazienza, la temperanza è il simbolo della pazienza, dovrai avere un po' di pazienza perché altrimenti le cose potrebbero anche non prendere una piega buona. E nella vita la pazienza è fondamentale e anche molto importante, diciamo, questa fase dove tu puoi diverti, vivere un po' in solitudine. E questo è un altro punto importante. Nel frattempo, possiamo dire che ci sono situazioni positive legate, diciamo, situazioni positive legate alla passionalità, alla sessualità, che in realtà andrà bene. Ecco, vediamo ancora cosa ci dicono i tarocchi Zen di Osho, scusate, i tarocchi del Transurfing per capire un attimino che cos'è
qual è il messaggio dell'universo per te, che cos'è importante che tu senta, che cos'è importante che tu senta ora. Vediamo cosa ci dicono i tarocchi del Transurfing. Dovrai imparare a mantenere un equilibrio tra due parti, è sempre molto importante questo, imparare a mantenersi equilibrati tra le due parti, tra le due situazioni. Stai inseguendo un miraggio, stai inseguendo un qualcosa che forse non si adatterà, non si avvererà, perché a volte i miraggi, e non devi attanagliarti con i sensi di colpa. Ecco, questi sono i messaggi per te dall'universo e per chi ha scelto il Buddha, ovviamente. Passiamo alla stesa della piramide, per chi ha scelto la piramide. Allora, vediamo per chi ha scelto la piramide. Quindi abbiamo sicuramente una situazione di abbondanza, quindi le cose andranno per il verso giusto. Devi evitare di fare delle proiezioni, di proiettare sugli altri quello che potrebbe accadere a te. E diciamo che hai delle possibilità di trovare energie veramente profonde al tuo interno. Quindi questa è un'altra carta importante. D'altra parte devi imparare ad alimentare la fonte. Quindi ti sta dicendo fondamentalmente che dovresti avere essere più legato, se vogliamo, alla spiritualità. Vediamo un attimino che cosa ci dicono i tarocchi di Marsiglia, che sono antichi simboli, grazie Caterina, della tarologia francese, e ci stanno dicendo che, diciamo, in arrivo anche una storia passionale, però di breve durata, perché il paggio di bastoni ovviamente non è una storia che possa durare tantissimo. Abbiamo il paggio di bastoni. Devi fregartene del giudizio negativo delle altre persone che potrebbero esprimere un giudizio, e devi assolutamente fregartene. E vediamo, grazie Caterina, vediamo invece cosa ci dicono i tarocchi del Transurfing, sempre per la stesa della stele. Allora, ci saranno, grazie Caterina, delle relazioni sentimentali affettive che possono funzionare. Quindi relazioni sentimentali affettive che possono dare i suoi frutti. Ecco, questo è importante. E anche qualche illusione, qualche sogno, devi stare attenta a non farlo diventare un sogno infranto. Quindi questa stesa riguarda un po' le illusioni che ti puoi creare. Devi cercare di... sono tutte diverse carte legate al mondo dell'illusione. Grazie Caterina, non devi restare bloccato nelle illusioni. Quindi cerca di uscire fuori dal mondo illusorio e di guardare in faccia la realtà. Vediamo perché ho scelto la stele, quindi qual è il messaggio dell'universo perché ho scelto la stele, vediamo qual è il messaggio che ci dà l'universo perché ho scelto la stele. Allora, abbiamo una rottura, quindi ci sarà purtroppo un fulmine ciel sereno, potrebbe essere una perdita, essere lasciato, una perdita di lavoro, queste potrebbero essere comunque una rottura. Anche un sentirsi ingabbiato in una situazione, quindi sentirsi impotente, perché essere in gabbia vuol dire di fatto sentirsi impotente, non avere possibilità di scelta fondamentalmente. Quindi devi imparare a sviluppare una condivisione, se vogliamo, di livello superiore e per ottenere dei risultati migliori. Avrai dei cambiamenti che avverranno nella tua vita, quindi in seguito a questa rottura
a questa situazione ci saranno dei cambiamenti, cambiamenti anche di valore importante ovviamente. Vediamo se riusciamo a approfondire con i tarocchi di Marsiglia. Qua la rottura è dovuta proprio al diavolo, una situazione manipolativa, probabilmente hai incontrato una persona manipolativa che in qualche modo ti ha manipolato, in qualche modo ti ha messo sotto scacco, insomma, quindi devi cercare di uscire fuori perché le persone manipolative ti tengono appunto in gabbia. È importante quindi anche questa situazione di liberazione, diciamo, se vogliamo, da situazioni che possono essere estremamente punitive, estremamente negative. Quindi questa situazione molto molto negativa da questo punto di vista. E abbiamo ancora il 7 di denari che dà la tendenza a una stabilità di natura economica. Questo è abbastanza positivo. Vediamo con le carte del Transurfing. Devi superare un po' la pigrizia. Importante questo, supera la pigrizia, perché la pigrizia ti tiene proprio vincolata in posizioni negative. Quindi devi trovare quello che è il tuo fine, tra virgolette, quelle che sono le cose importanti per te, devi imparare a liberartene ovviamente. E ci saranno delle idealizzazioni importanti anche da questo punto di vista. Questo è un altro punto fondamentale, un altro punto importante. E queste sono le situazioni per questo tipo di carte, quindi ci saranno ottime possibilità affinché tu possa rapidamente, diciamo, ottenere dei risultati anche importanti, anche positivi, insomma. Ecco, quindi per questo video è tutto. Quindi questi sono i messaggi dell'universo. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok e su tutti i miei canali YouTube, ovviamente. Se ti va, fai donazioni al canale.